Allora, amici, benvenuti al nostro terzo appuntamento sugli itinerari di Puglia. Volevo iniziare questo video con dei ringraziamenti a Dario, il nostro compagno di viaggio, autore del blog diariodellarte.it e guida turistica abilitata dalla Regione Puglia. Volevo ringraziare Puglia Hotel per lo spazio che ci concede e volevo ringraziare soprattutto voi spettatori che ci state dando grandissime soddisfazioni di visualizzazione. Si vede che l'arte, la bellezza dell'Italia è qualcosa di veramente interessante per tutti. Allora, l'itinerario di oggi ci porta alla scoperta delle cattedrali romaniche di Puglia. In particolare nella puntata di oggi andremo a scoprire le famose cattedrali di San Nicola a Bari e la cattedrale di Trani. Probabilmente appunto la più famosa è la basilica di San Nicola a Bari e volevo chiedere a Dario appunto come nasce il legame tra la terra di Bari e questo santo San Nicola. Sì, buongiorno a tutti. Questo legame piuttosto antico e risale al 1087 ed è dovuto a un furto, proprio un vero furto, operato dai marinai baresi che, andando sulle coste della Turchia, trafugarono il corpo di San Nicola nella città di Mira, perché San Nicola era venerato all'epoca sia in Oriente che in Occidente. E i marinai presero il loro corpo, fuggirono nottetempo dalla città turca e sbarcarono dopo svariati giorni a Bari, accolti dal vescovo dell'epoca, un certo Elia, e lì dove furono posizionati le reliquie del santo, si iniziò a costruire la grande basilica di San Nicola. Ecco appunto, allora a questo punto mi viene spontaneo da chiedere, ma dove vengono custodite le reliquie del santo? Sì, appunto, la basilica, diciamo, inizia a edificarsi proprio dalla cripta, che è la parte inferiore di una chiesa cristiana dove vengono conservati i corpi o le reliquie dei martiri e dei santi protettori della città. Questa immagine appunto fa vedere la cripta della basilica e qui avviene una cosa importante da moltissimi secoli, cioè un incontro fra i rappresentanti della Chiesa ortodossa e i rappresentanti della Chiesa Cattolica. Quindi Bari è anche un luogo di incontro culturale, spirituale e religioso fra due chiese che da tanto tempo, diciamo che tentano di parlarsi e di riavvicinarsi fra di loro. Ma ciò che è più importante è appunto la grande festa che si ha a maggio, il 7, l'8 e il 9 maggio. Perché San Nicola non si festeggia solo a dicembre, come da calendario liturgico, ma anche e soprattutto a maggio, perché in quei giorni di maggio le reliquie furono traslate dalla Turchia e a Bari. Qui vediamo una grandiosa processione in acqua, cioè sono due processioni, una a terra e una per mare. Quasi come se San Nicola si riappropriasse nuovamente delle acque del Mediterraneo, e avviene un rito particolare a terra, che è come quello un po' di San Gennaro e a Napoli, dove viene, come dire, prelevato ed esposto ai fedeli il liquido delle ossa del santo.
San Nicola non solo appunto come diceva Dario è legato alla cristianità proprio come santo, ma vi invito a scoprire questa particolarità di San Nicola che è legata alla sua presunta connessione con la figura di Santa Claus, di Babbo Natale. È un input che vi volevo lanciare, se ne è parlato molto in questi anni, insomma, ed è una particolarità che ha trovato diversi riscontri. Mario, scusami. Moltissimi anni fa hanno fatto una mostra sul legame fra la figura di Santa Claus e San Nicola, e credo che nel giorno di dicembre del ricordo di San Nicola appare abitudine regalare qualcosa ancora ai bambini ancora prima di Natale. È un legame veramente meraviglioso che appunto avvicina sempre di più dei territori che sono apparentemente molto lontani, l'est e l'ovest, il nord e il sud. Andiamo all'esterno invece della chiesa di San Nicola a Bari. Sì, allora la basilica è, come potete vedere, piuttosto imponente. Diciamo che si vede proprio questa massa muraria spessa. Perché? Perché dietro alla basilica c'è il mare, quindi il pericolo saraceno e turco è sempre incombente, come abbiamo detto anche la volta scorsa. E la basilica, la facciata è racchiusa da queste due torri difensive che poi negli anni e nei secoli sono diventati tre torri campanarie, soprattutto quella alla nostra destra. La facciata è a salienti, cioè segue l'altezza delle tre navate interne, e abbiamo questa forte scansione ritmica dovuta ai contrafforti e da queste finte colonne, ma anche da questi finti archi che racchiudono i portali laterali. Ecco, a proposito dei portali, andiamo alla scoperta invece del portale principale. Questa foto è prima del restauro, come tutta la città vecchia di Bari ha giovato di questo grande restauro, di questa grande nuova urbanizzazione. Questo portale ha ai lati delle figure, diciamo, spaventose. Ecco, Dario, che cosa sono? Sì, allora, in storia dell'arte noi li chiamiamo leoni stilofori perché reggono delle colonne che vanno proprio a decorare il portale con questa magnifica lunetta decorata. Il leone chiaramente è un simbolo di fortezza che ricorda molto spesso come immagine nell'Antico Testamento, e sta proprio a guardia della fede cattolica, e qui è a guardia della basilica, che è l'espressione più alta e il luogo più alto cultuale della città di Bari. Veramente, veramente imponente. Io vi invito ad andare a visitare questi luoghi pieni di magia, antichissimi, veramente dei luoghi speciali. Idealmente il nostro itinerario a questo punto si sposta verso nord, il nord della Puglia, seguendo sempre la costa dell'Adriatico, quindi l'Adriatico, un mare che ha segnato tutta la nostra storia, la nostra cultura, e arriviamo nella famosa e bellissima città marinara di Trani con la sua cattedrale. Sì, qui mi piace fare un paragone, perché la cattedrale si erge nell'undicesimo secolo in questo luogo, che è una grande piazza, forse la più grande piazza pugliese affacciata sul mare.
è il campanile della cattedrale. Forse è un dito puntato verso l'alto, quindi verso qualcosa di spirituale, verso il cielo. Questo cielo intenso azzurro che ha gli stessi colori del mare. Forse c'è un'altra foto che ci fa vedere bene, ecco, questa, diciamo, simbologia fra cielo, terra e mare. E la cattedrale proprio si interpone fra il mare mosso dell'Adriatico e il cielo azzurrissimo della terra di Puglia. Quindi fra un aspetto trascendente e un aspetto terreno immanente. È un paesaggio urbano di un straordinario impatto ai nostri occhi. E appunto, come potete vedere in questa foto dall'alto, la città di Trani è legatissima al mare e gli abitanti di Trani hanno deciso di posizionare il loro luogo di culto più importante proprio a ridosso del mare, proprio per questo legame fortissimo. Sì. Inoltre il centro storico è una trama fittissima di vicoli con questa pietra bianca meravigliosa, e c'è anche un famoso e importante quartiere ebraico che nasce fin dai tempi medievali. Sì, i quartieri ebraici in generale si sviluppano in un dedalo di viuzze minuscole. Attualmente la città di Trani e il centro storico di Trani sono tenuti in un modo estremamente pulito e facilmente visitabile, così che i visitatori tutti possono godere di queste viuzze, di questi scorci favolosi. Una particolarità della cattedrale di Trani è il suo rosone. Sì, diciamo che il rosone, così come tutta l'architettura romanica pugliese, è un elemento imprescindibile che troviamo anche nell'area padana, Modena e così via. Il rosone è una via semplicemente una grande finestra circolare che si trova sulla facciata, riccamente ricamata e potremmo dire suddivisa in questi cerchi concentrici, quasi a mo' di una fiore, di una rosa appunto, e che in particolari condizioni atmosferiche del giorno proietta la luce all'interno e soprattutto nella parte presbiteriale, cioè dove c'è l'altare che è il fulcro dell'azione liturgica all'interno di ogni chiesa. Certo, la cattedrale di Trani non ha assolutamente nessuna tipologia di ingombro, quindi immaginate quale possa essere la luce all'interno di questo favoloso edificio qui. Ecco appunto, questo invece è l'interno. Sì, questo è l'interno, diciamo che ogni decorazione pittorica o scultoria lascia spazio qui all'architettura, che è da godere in tutta la sua scansione ritmica, fatta di colonne, pilastri, capitelli, navate, campate. E come potete notare, c'è anche una parte superiore scandita da questa trifora, questa successione di trifore, che viene denominato matroneo, perché quella parte in antichità era riservata ad accogliere soltanto le donne, quindi la parte femminile che entrava all'interno della basilica, così come adesso oggi anche c'è una parte riservata nelle moschee alla figura maschile e alla figura femminile. Una,
una cattedrale veramente imponente e magica sotto certi punti di vista. Inoltre sia Bari che Trani sono facilmente, ecco, ritorniamo, sono facilmente raggiungibili dai nostri hotel della Puglia, e sia da Rodi che dall'Eden Beach Club di Torre Canne, e anche da Ostuni. Basta percorrere semplicemente la statale adriatica. Ecco, io niente, volevo ringraziare Dario ancora una volta, il suo blog diariodellarte.it, e niente, lasciate i vostri commenti sotto le nostre pagine, dateci anche degli spunti se volete che magari si parli in qualche puntata di qualcosa in particolare che avete più a cuore. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.